Ok, bene. Allora, siamo in Corea. I miei primi soldi coreani praticamente. Ah, guarda, gli 11 è arrivato il treno, quindi perfetto orario. Abbiamo incontrato Soul Mafia! Ciao! Ciao! Mia mamma mi disse che ero speciale. Che dice anche la mia! Sebastiano Serafini fa un salto in Corea per incontrare Seoul Mafia. Vediamo insieme le sue primissime impressioni su questo paese. Ecco qui la cenetta di oggi, nulla di speciale, ma è tutto quello che sono riuscito a fare perché ero in super ritardo, ma sono all'aeroporto di Haneda e stiamo per andare in Corea. Non vedo l'ora di arrivare. Che fame, vabbè. Intanto mi mangio questo curry dall'Hokkaido, però non sembra male, almeno c'era scritto che era dall'Hokkaido, poi non so. Tadakimasu. Vabbè. E quindi siamo per andare in Corea, adesso vediamo come sarà. Devo riuscire a prendere la metro da solo, ma non dovrebbe essere un problema. Vediamo come andrà. Quindi adesso salgo sull'aereo e ci vediamo dopo. Ciao! I miei soldi coreani praticamente, non so quanto sono, ho cambiato 100 euro. Poi tanto c'ho la carta, poi sto a pochi giorni. Vabbè, non so quanto valgono, poi chiederemo a Marco. Adesso si va a cercare, no, questo è il bus, la metro di là e penso che dovrò prendere il railroad. Quindi andiamo di qua. Continuo la ricerca per il treno, vediamo se lo troviamo. Ce n'è uno agli 11 però non credo di arrivarci, oh, che croce. Dove cavolo? Ah, ok. Quindi di qua. Certo che Marco poteva ben venirmi a prendere, no scherzo. Ok, bene. Allora, siamo in Corea. Corea del Sud, tengo a precisare. Magari la prossima volta farò la Corea del Nord, chissà. Ecco, casa di Marco dovrebbe essere tipo quella lì. Mi sono portato poca roba perché sto pochi giorni. Ma mi fa un po' strano, questo è il primo video nella Corea. Quindi voi state sentendo le prime parole che ho detto in Corea. Che probabilmente sarà stato cambio soldi. Ma sta qua mi sembra molto felice di vedermi. Primo impatto con la Corea. Vabbè, camminiamo dai, così risparmiamo un attimo. Comunque, prima differenza con la Corea rispetto al Giappone, il tipo lì, quello all'immigrazione, quello quando passi dentro per farti il visa check, eccetera. Devo dire che non è, cioè, proprio, è proprio diverso, penso, i rituali di accoglienza, perché proprio neanche un saluto, non lo so, proprio, diciamo che hanno dei livelli di gentilezza diversi, ma è una cultura diversa, quindi è normale. Quindi diciamo che da qualche punto di vista mi sembra di essere più in Italia per l'accoglienza della gente in aeroporto, a parte che poi, cioè, non dico che il Giappone sia meglio perché mi fa sempre strano quando ti ringraziano e ti salutano, dico, lo fanno a tutte le persone, deve essere veramente stressante. Comunque, vabbè. Ok, ragazzi, mi sembra di essere. Oh mio Dio, ok, proviamo inglese, anzi, proviamo giapponese. No, meglio se metto inglese perché so solo il nome della stazione che mi ha detto Marco in inglese. Torniamo al main menu, mettiamo inglese, dovrebbe essere tipo universe. Ah, questa, ok, perfetto. Quanto costerà? Una persona. Ah, costa un botto. Qua ne ho 10.000. Ero convinto di averne 1.000. Ecco perché non capivo. No, allora costa meno che in Giappone. Allora, tra l'altro, non so se la Corea è sicura come il Giappone. Guardate, ok. Se l'è mangiata. Oh no, me l'ha risputata fuori. Accidenti. Io pensavo che queste fossero 1.000 yen. Ok, boh. Vediamo. L'ha accettata. Dai, dai, dai. Adesso mi dovrebbe arrivare il resto. Dov'è che arriva? Ok, ecco qua. Perfetto, escono i soldi. Ok, confirm. A posto. Bene, adesso abbiamo la carta. Io quasi quasi chiedo dove. Oh, parte tra 3 minuti, cavolo. Vabbè, andiamo a caso, vedrai che lo troviamo. Forse è meglio se chiedo a qualcuno o andiamo a caso. Vabbè, scendiamo, scendiamo che abbiamo solo 3 minuti, accidenti. Vedete, a fare i video per voi perdo tempo. Vabbè, noi scendiamo, abbiamo questa. Vedete, in Giappone potevo passare. Ah, guarda che posso passare anche qua. Anche se non so in che direzione. Ok, so che arriva. Ah, ok, a University. Ok, c'è scritto là. Questa è la stazione dove devo andare. Allora scendiamo ancora. Questa non funziona. Questa funziona. Si attiva. No, questa va dall'altra parte.
Ah, vedete, c'era scritto qua scemo. In questo momento mi sta già mancando Tokyo, dove potevo comodamente passare da un lato all'altro. Ma qui no, mancano pochissimi minuti, fatemi passare. Perché la gente non si sposta? Secondo me è questo, però non lo so, non si capisce niente. Vediamo, mamma mia, mi sento un disagio. Ah, però no, è sicuramente questa. Ok, quindi dovrebbe arrivare qui e siamo a posto. Ok, una cosa che noto in Corea comunque è che tutti hanno i capelli molto corti rispetto al Giappone. E non lo so, mi fa strano essere in Corea, perché vi assicuro che tipo, non lo so, la sensazione è nuova, è come essere in una nuova... Perché comunque Cina, so parlare cinese, Thailandia ci sono stato tante volte, mentre la Corea è proprio un paese nuovo da scoprire, quindi vediamo com'è. Vediamo, aspetta, tanto il wifi non funziona. Ah, guarda, gli 11 è arrivato il treno, quindi perfetto orario. Direi che sugli orari siamo simili al Giappone. Comunque, 10 minuti fa sono sceso dall'aereo e già monto sul treno. Sono alquanto sorpreso e orgoglioso di me. Però una volta salito si capisce molto bene. Quindi sono partito qua, adesso questa la salta e andremo qua e poi io devo scendere qui. Ok. Vabbè, seguiamo lui che mi sembra uno che se ne intende. Vedete quanta verde che c'è in Corea? Non sapevo che l'Apocalypse Sweat ci fosse anche qui. Vabbè, tanto io questi energy drink non li bevo perché, boh, non è che vanno benissimo, credo. Se l'Apocalypse Sweat vuole sponsorizzare uno dei miei video, comunque cambio subito opinione. Ah, però anche qua c'è il verso di marcia. Allora era una cosa dell'aeroporto. Qua tengono la destra. Sai che non mi ricordo più se in Giappone si tiene la destra o la sinistra. Penso la sinistra. Adesso mi vengono i dubbi. No, però si cammina a sinistra. Questo ne sono sicuro perché ci ho fatto anche il video. Ve lo rimando qui. Però non mi ricordo sulle scale mobili. Vabbè, sarà come osa. Guardate che per ragazzo coreano dovevo andare all'uscita 9. Io non sto capendo niente. Ma non so perché ogni tanto, non lo so, quando mi arrivano a trovare degli amici in Giappone dico sempre, ma sempre deficienti, c'è scritto. O io qua non riesco a leggerne uno. Devo fare zoom con la telecamera per leggere dentro. Non so se sono io un po' orbo. Allora, l'uscita è 5. L'uscita 3. L'uscita... E dov'è l'uscita 9? Ah, eccola qua, l'uscita 9. Tra l'altro Soul Mafia è in ritardo. Ok, vediamo un po' qua cosa dicono. Simpatiche vignette. Non capisco il significato. Vedete, c'hanno i taiyaki anche... Ma perché c'hanno i taiyaki pieni di... Non lo so, questa è praticamente la fusione tra i taiyaki e le lasagne, presumo. E si chiamano Sopong Toast. Se volete vedervi il video del taiyaki, andate qui. Così facciamo un po' di pubblicità. Cosa sono queste cose? Andiamo a indagare. How to wear a gas mask. Ah, ok. In caso di attacchi della Corea del Nord ci sono le gas mask proprio lì, come potete vedere. Ok, buono a sapersi. Tra l'altro stavo notando che è anche pieno di estintori ogni dove le stazioni in Corea. E anche queste lampadine che andiamo a indagare insieme. Queste sono le emergency light. Esistono i telefoni pubblici in Corea. Mamma mia come sono rumorosi i coreani. Io mi trovo già a mio agio. Adoro già questo paese. Ma io per uscire devo rientrare. Non ho mica capito. Io voglio trovare l'uscita 9. Please redeem your deposit. E come redeem your deposit? Vabbè. Ok, l'uscita 8. Adesso andiamo all'uscita 9. Ok, vabbè. Prima impressione della Corea. Positive, comunque, devo dire. Anche qui c'hanno le gnocche di bambù. E vabbè, l'uscita 9 è proprio l'uscita più inculandia che c'è. Altra grande differenza con il Giappone. A parte che qua la gente ha dei capelli che io mi trovo sempre a mio agio. Altra differenza grande con il Giappone. I bagni sono esterni. Però non capisco dove. Mo usciamo. Magari sono macchie già fuori. Qua sono tutto ragazzi diversi, anche se sembrano molto simili. Devo dire che ho già visto un sacco di stranieri comunque. Ma piove? Ma no, dirmi che piove. Comunque salire sulle scale è un casino in Corea. Allora, prime immagini della Corea. Sono tutti molto più rumorosi dei giapponesi. Su questo adesso poi chiederò anche così a Baffè. Però non lo so, non so neanche in che parte sono di Seoul. Magari mi ha portato tipo nell'Aeroporto o nella Kabukicho coreana. Perché non... Però c'è scritto University, sì, appunto. Non lo so. Occhio e croce, secondo me siamo in un posto come Waseda. Però non lo so. Ci sono tantissimi stranieri in questo posto, devo dire. Ragazzi, i minuti passano, Marco non viene. Io ho il dubbio che mi ha tirato un paccone. E quindi con la scusa vi insegno come si dice paccone o pacco in giapponese. Dottakyan.
you look